Ci troviamo nella città di pietra, tra le grotte di Zungri, già esistenti in epoca bizantina, ma conservatesi fino ad oggi nella conformazione attuale, quella risalente al Medioevo. È un sito unico in Calabria, ma ancora non abbastanza conosciuto e valorizzato. Nel 2015 l'intuizione di accedere ai fondi europei per valorizzare il posto. Adesso ci sono 100 visitatori al giorno in media nel periodo di piena, che va da marzo ad ottobre, ma cosa c'è da fare ancora? La prima cosa da fare, penso che le istituzioni regionali debbano interessarsi delle infrastrutture di viabilità, perché questo è importante per un turismo, diciamo, un turismo in sicurezza, un turismo sostenibile. E poi c'è da ricercare i fondi per ampliare il percorso di visita. Noi abbiamo fatto delle ricerche in quest'ultimo anno e su questo costone sono state ritrovate circa altre 50 cavità artificiali. Da antichi granai del Poro a rifugi nella Seconda Guerra Mondiale, a stalle per il bestiame, da luoghi tetri e abbandonati, si arriva oggi ad un patrimonio da difendere e valorizzare per la comunità di Zungri. Questo sito è vivo, quindi da ogni pietra veramente traspare anche il sudore di chi ha scavato, e quindi lo rendiamo vivo anche con le molteplici attività che noi faremo durante il corso dell'anno. Il numero dei visitatori nel 2018, circa 14.000, è incoraggiante perché? È incoraggiante perché significa che stiamo svolgendo un ottimo lavoro per far conoscere questo sito, e i visitatori comunque rimangono sempre molto affascinati, quindi anche poi con il passaparola, perché questo è molto importante, il passaparola. Erika Cunzolo per la CNews 24.